canto 118 all'ingresso. Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Anche oggi celebriamo questa solennità di tutti i santi. Chiediamo al Signore di poter partecipare a questa grande gioia, chiedendo perdono per i nostri peccati e chiedendo al Signore la grazia di poter guardare ai nostri fratelli che sono già approdati alla patria del cielo come a modelli e come ad amici. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore, il Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
preghiamo. Effondi, o Padre, la grazia del tuo Spirito sulla Chiesa, che celebra il mistero pasquale nei santi che hanno sofferto col Redentore e con Lui sono stati glorificati, perché tutti i tuoi figli raggiungano la salvezza e tu sia lodato in eterno. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. La lettura apostolica ci illumina, ci giovi e salvezza. Lettura del libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Nel giorno del Signore, io, Giovanni, vidi salire dall'Oriente un altro angelo con il sigillo del Dio vivente e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare. Non devastate la terra né il mare né le piante finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Dopo questo, dopo queste cose, vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in veste candide e tenevano rami di palma nelle loro mani e gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono? Gli risposi: Signore mio, tu lo sai. E lui: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide con il sangue dell'agnello. Parola di Dio. Al Signore canterò, loderò il suo nome, sempre lo ringrazierò finché avrò vita. Insieme al Signore canterò. Eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà. I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Al Signore canterò. Tremendo nel consiglio dei santi, grande e terribile da quanti lo circondano.
Chi è come te, Signore, Dio degli eserciti? Potente Signore, la tua fedeltà ti circonda. Al Signore canterò. Tuoi sono i cieli, tua è la terra, tu hai fondato il mondo e quanto contiene. Beato il popolo che ti sa acclamare, camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Al Signore canterò. Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a Lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio. Dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento li toccherà. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo, vedendo le folle,
il Signore Gesù salì sul monte e si pose a sedere, e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare ed insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Parola del Signore. Mi è stato detto che prima di 8:30 sono stato lungo nell'omelia, adesso vedo di accorciarla allora. E se non mi muore la Mariangela nel frattempo, poverina allergica all'incenso, povera Tusa. Allora, non so quanti di voi sono abbonati alla Lumaca, ma sono 230 in tutto il paese, quindi non penso che tutti abbiate letto il mio editoriale del mese di ottobre, che è stato utilizzato anche come presentazione per la mostra sui santi giovani che c'è stata a Carnago settimana scorsa e che è un po' divulgato in giro adesso, non perché abbia scritto chissà che cosa di cose straordinarie, no? Ma perché molto probabilmente riesce a dare un po' di cuore a chi guarda i santi come a dei modelli inaccessibili, no? È come se io passassi dalla vetrina di Ferragamo, non lo so, non si può fare il trasmesso, no? Di qualche nome famoso, di qualche griffa famosa, no? Vedessi fuori un bellissimo abito per me, no? E dicessi: no, ma è irraggiungibile quello per me, no? Mi devo accontentare di quelli dei cinesi, no? E non che quelli non siano fatti in Cina, vabbè, chiusa parentesi. E invece no, non è il santo, non è il modello esclusivo di Dio, non è l'alta moda di Dio il santo, e noi ci dobbiamo accontentare di quelli del discount. No, il santo è un modello prêt-à-porter, se vogliamo dire, accessibile, pronto a portare per tutti, adatto per tutti. L'unico problema è il nostro. Come li guardiamo noi i santi? Allora in questo editoriale scrivevo che questa mostra che è finita settimana scorsa c'erano queste decina di ragazzi giovani santi che vanno dai 14 a il beato Carlo Acutis, 15, fino ai 25-26, no? E tutti ovviamente morti giovani, e tutti morti o di malattia, anche rapida e veloce, no? O di persecuzione. Due sono stati uccisi in odio alla fede. E allora io mi domando: ma un genitore che va a vedere una cosa del genere, un ragazzino di 14 anni che va a vedere una cosa del genere, ha voglia di prendere come modello questi ragazzi? Io direi di no. Proprio no. Vado lì, guardo, leggo e vedo: 15 anni morto di tumore in 2 giorni, quell'altro per una broncopolmonite muore,
quell'altro è un tumore, diviene cosa, la terza gravidanza, eccetera. Quell'altro andava in giro con la veste, è stato ucciso dai comunisti, quell'altro è stato ucciso dai fascisti. No. Io ho voglia di divertirmi, io ho voglia di vivere la vita bella, io ho voglia di crescere. Questi santi qui non sono modelli per me, o no? Quale genitore, andando a vedere quella mostra, augurerebbe a suo figlio o a suo nipote quella stessa sorte lì? Se qualcuno adesso dovesse alzare la mano, chiamo il 118 immediatamente, TSO subito. Perché non si può augurare che il proprio figlio o il proprio nipote muoia a 14 anni di una malattia gravissima, perché così diventa santo. Allora ho detto, ma perché allora mi è modello quel santo lì? Perché Carlo Acutis, che è morto a 15 anni, mi è modello per me? E allora ho intuito, capito, forse lo Spirito Santo me l'ha suggerito, che non dobbiamo guardare la fine eroica della sua vita, ma tutto quello che ci sta prima. Perché uno non diventa santo perché muore di tumore a 15 anni. Uno diventa santo, anzi è santo, vive la santità perché vive tutta la sua vita in maniera straordinaria. Ma in maniera talmente straordinaria che è ordinaria. È quell'ordinaria straordinarietà dei santi. I santi non fanno niente di diverso di quello che facciamo noi. O meglio, noi non dovremmo fare niente di diverso da quello che fanno i santi. E allora, prima che qualcuno mi dica, no, che i santi sono santi perché non hanno mai fatto un peccato, ed è la più grande eresia di questa terra, Sant'Agostino ne parla abbondantemente dei suoi peccati, ha avuto anche un figlio fuori dal matrimonio, no? Che poi è stato battezzato con lui, tra l'altro. No? Quindi Agostino è stato battezzato intorno ai 28 anni, quindi il figlio era già grandicello, pensate un po', no? Non era proprio sto stinco di santo Agostino all'inizio. No? Francesco, tutti i santi hanno compiuto peccati, tutti. Allora qual è la loro straordinarietà? Ne ho trovate tre, vedo di essere rapido. La prima è la fedeltà quotidiana alla loro vocazione. Tu sei sposato? Sei sposata? Qual è la tua prima fedeltà? Quella di venire a messa, di dire il rosario, di fare le cose tutti i giorni? O quella di amare tuo marito o tua moglie? Qual è la prima fedeltà? Quella è la prima in assoluto. Tutto il resto viene dopo. La prima fedeltà è amare, essere fedeli quotidianamente a chi ci è stato dato posto accanto. Voi mi dite, vabbè, ma il figlio è la seconda barra terza priorità nella vocazione. Quanti figli sono al primo posto e il marito al secondo? Non alzate la mano perché sennò, no? Però è vero. Ed è sbagliatissimo, così non si diventa santi. Non si diventa santi. Perché la vostra vocazione, per chi è sposato, la prima è quella del marito e della moglie. Poi viene il Signore, poi vengono i figli. O meglio, la prima è il vostro marito, vostra moglie, nel Signore. Poi vengono i figli e i nipoti. Attenzione che queste sono le priorità, Il santo è così. Il prete santo, faccio così ma non sono io santo, mi raccomando. Qual è la sua vocazione prima? Fare i conti, pagare le bollette, mettere a posto la chiesa vecchia, stampare i notiziari perché nessuno mi aiuta, pulire l'oratorio che per fortuna c'è tanta gente che lo fa? No. Io per diventare santo devo pregare. La prima mia vocazione è la liturgia, è essere uomo di preghiera per voi.
È una fedeltà difficilissima. È la più difficile di tutte per me, perché la tentazione di fare supera quella del pregare. Ed è sbagliato. Adesso sto imparando a dire qualche no. Ma vorrei venire a parlare, oggi non posso. Devo ancora dire l'ufficio. Punto. Che la mia prima vocazione è quella. E poi, per i figli, invece, qual è la prima vocazione? Quella di essere figli. Quella di essere non studenti, ma figli. La prima vocazione è quella dell'obbedienza ai genitori. Vi piaccia o non vi piaccia? Questa è l'obbedienza dei figli. Gesù cresceva in sapienza e grazia, obbediente ai genitori. È il modello. Quindi impariamola questa cosa, l'obbedienza, parola sconosciuta. E così via. La seconda cosa è la fiducia. Per diventare santo devi fidarti di Dio. Perché, come dice San Paolo, ogni cosa concorre al bene, anche quelle che per noi sono cose terribili. Mi è morto il marito, mi è morta la moglie, mi è morto un figlio, ho perso il lavoro. Fidati di Dio, fidati. Ogni cosa concorre al bene, ogni. E poi terza cosa, per me in assoluto la più difficile, per voi no perché siete più santi di me, no? Non è solo fidarsi, ma affidarsi a Dio. Questa è la vera santità. La Bachita, la mia amica Bachita, Santa Bachita, la Neretta, la Moretta, non è diventata santa perché ha fatto cose straordinarie, perché lei passava il suo pomeriggio, il suo giorno in portineria a Schio, accoglieva la gente e diventa santa una che fa la portinaia. Sì, perché nei suoi dolori, nelle sue fatiche, si è affidata a Dio. Chiara Corbella, e domenica abbiamo sentito chi è venuto, chi non è venuto, mi dispiace perché ha perso davvero una cosa straordinaria, no? Chiara Corbella, davanti a un litigi frequente col moroso, davanti a due figli che gli muoiono appena nati, davanti alla scoperta del tumore alla terza gravidanza, non si è arrabbiata con Dio. Io già la prima mi sarei arrabbiato. No? Ma, Signore, io non capisco, non so dove mi vuoi portare, ma mi fido, mi affido. Ecco, questa è la santità. Sono stato lungo lo stesso, scusate, ma proviate a riguardare questa cosa. E allora, se noi viviamo così, certamente la santità è per noi. E quanti dei nostri fratelli e sorelle che non avranno l'aureola hanno vissuto così? Ma non importa l'aureola, l'importante è vedere Dio. Padre, principio e fine di ogni bene, eleviamo la nostra comune preghiera di supplica e di intercessione. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Padre buono. Ascoltaci, Padre buono. Padre dell'amore, la grazia dello Spirito santifichi la tua Chiesa e la conformi sempre più al Signore Gesù, ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Padre della vita, lo stile delle beatitudini evangeliche accompagni il cammino dei popoli
nella ricerca coraggiosa della pace, nella lotta contro l'egoismo e nella promozione della giustizia, ti preghiamo, ascoltaci. Padre di ogni bontà, dona consolazione e nuova speranza ai fratelli e alle sorelle che sono nella malattia, nella solitudine e nella prova, ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Padre, ricco di misericordia, accogli nel tuo regno tutti i defunti e in particolare quanti sono morti vittime dell'odio e della violenza, ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Grazie, Signore, per i defunti, famiglie Flossi e Bersi, Nicola e Francesco, che ricordiamo in questa celebrazione, ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. O Dio forte ed eterno, che in questa celebrazione ci doni di venerare i meriti di tutti i santi, per l'intercessione di questa immensa schiera che prega per noi, esaudisci largamente le suppliche dei tuoi fedeli, per Cristo nostro Signore. Cambiamoci il dono della pace. Siamo ancora la nostra fede con il simbolo del nostro battesimo. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Ti siano graditi, o Dio, i doni che ti offriamo in onore di tutti i santi, essi che già godono della tua vita immortale, ci proteggano nel nostro cammino verso la casa del Padre, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno.
Oggi ci dai la gioia di contemplare la città del cielo, la Santa Gerusalemme che è nostra madre, dove la moltitudine festosa dei nostri fratelli glorifica per sempre il tuo nome. Verso la patria comune noi, pellegrini sulla terra, affrettiamo nella speranza il nostro cammino, lieti per la sorte gloriosa di questi membri eletti della Chiesa, che ci hai dato come amici e modelli di vita. Per questa generosità del tuo amore, unite all'immensa schiera degli angeli e dei santi, cantiamo con esultanza la tua lode. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, il nostro Vicario Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, i Santi Maurizio, Agata e tutti i Santi
che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. L'anima del giusto canterà per sempre la tua gloria. Guidati anche noi dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Sorretti dalla tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Con la benedizione del Signore, distribuisci ai tuoi fratelli e alle tue sorelle il corpo di Cristo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non so.
Ricordo oggi pomeriggio alle ore 15 i Santi Vespri, poi la processione con il rosario verso il cimitero, dove faremo poi la preghiera per tutti i nostri cari defunti. Domani vi ricordo le sante messe, 8.30 e 18.30 qui in parrocchia e alle 15.30 al cimitero se il tempo è bello, altrimenti qua, ma decideremo all'ultimo istante questa cosa. E sabato pomeriggio alle ore 16 l'adorazione eucaristica. Preghiamo. Padre, unica fonte di grazia, mirabile in tutti i tuoi santi, fa che raggiungiamo anche noi la pienezza del tuo amore per passare da questa mensa divina che ci sostiene nel pellegrinaggio terreno al festoso banchetto del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison. Inchinatevi per la benedizione. Dio, gloria e letizia dei santi, che ci concede di celebrare questa solennità, vi accompagni con la sua grazia. Amen. L'intercessione dei santi vi liberi dai mali presenti e i loro esempi vi spronino ad una vita generosa nel servizio di Dio e dei fratelli. Amen. Possiate godere con tutti i santi la pace e la gioia di quella patria nella quale la Chiesa esulti in eterno per la comunione gloriosa di tutti i suoi figli. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo. Grazie. 241.